Sono Martina Raneri del quinto circolo e Giulia Carnevale del quarto circolo di Gela, le più brave nella terza edizione dell'Agone del Congiuntivo. Le due allieve si sono classificate al primo posto in due distinte graduatorie della gara biennale ideata dall'insegnante Rosalba Occhipintilana, che quest'anno ha coinvolto 90 alunni provenienti da 8 scuole di Gela, impegnati in una gara dedicata esclusivamente all'uso del modo verbale del congiuntivo, per un totale di 171 risposte corrette distribuite in 26 esercizi. Al secondo e al terzo posto nella classifica della scuola organizzatrice ci sono Giulia Garofalo e Carla Tedesco. Sul podio, tra i partecipanti esterni, Valerio Salerno del secondo circolo didattico e Gaetano Alessi del comprensivo Giovanni Verga. I bambini hanno risposto in maniera importante, anche le scuole hanno risposto, sono un'esperienza esaltante come sempre. Speriamo di continuare a parlare bene ed elegantemente la nostra bellissima lingua. Ai vincitori sono andati complessivamente 750 euro. La commissione, presieduta dal giornalista Franco Infurna, è stata composta da Pinar Cesso Giordano, Ferdinando Ferrara, Mariella Letizia, Carmelo Guastella e Andrea Cassisi. Ottima partecipazione anche in questa terza edizione dell'Agone del Congiuntivo. Tanti giovani e tanti bambini hanno partecipato e alla fine, dopo aver verificato gli elaborati, purtroppo abbiamo dovuto notare che il 50% non raggiunge la sufficienza, appena il 15% raggiunge il giudizio di buono e solo il 10% circa il distinto. Purtroppo non c'è stato nessun ottimo e quindi evidentemente anche le maestre avranno il loro da fare per insegnare il congiuntivo ai loro ragazzi. C'è un grosso sforzo da fare in tutte le scuole.